Sulle tribune del San Filippo abbiamo pescato a fine partita Antonello Riva, che durante la partita era tra virgolette in campo, non con i suoi ovviamente, ma nel ruolo di general manager della formazione della Sigma di Barcellona. Una sconfitta 74-70 per una Sigma che ha lottato, che ha cercato di venire a capo nella partita che valeva il clou, che valeva la testa della graduatoria di Lega 2, anzi di LNP Gol, ma che alla fine ha dovuto cedere il passo a Brescia. Sì, diciamo che nell'arco dei 40 minuti sicuramente Brescia ha messo qualcosa più in campo, soprattutto maggior lucidità nei primi due quarti, dove noi, presi un po' dalla frenesia, abbiamo perso diversi palloni, magari neanche per la bravura e per l'accortezza difensiva della squadra bresciana, ma proprio per errori nostri. Quindi... sembrata un po' troppo Collins dipendente però Barcellona. Sì, diciamo che Collins poi, quando ha visto che la partita stava prendendo una brutta piega, lui ha un grandissimo talento e l'ha sfruttato, noi l'abbiamo preso anche per questo, quindi sicuramente gli creiamo anche gli spazi per far sì che lui possa mettere, possa venire a galla, ecco, questo suo talento, quindi sicuramente in quel momento lui si è entrato in partita in un modo particolare e ci stava portando addirittura quasi alla vittoria. Però, ecco, ripeto, per me la partita è stata persa soprattutto su quegli errori, non so, sulla rimessa, su quelle palle perse in quelle situazioni di mezzo contropiede. Ecco, dobbiamo, in trasferta bisogna essere più concentrati e più lucidi. Nelle battute finali c'è stato anche qualche episodio arbitrale che un po' ha condizionato la partita. Sì, io dico solo l'ultimo tecnico, dopo l'arbitro vede e giudica a suo parere, però la partita la stavano giocando in campo, peccato, ecco, che poi debba essere un arbitro ad aggiudicarla, perché sicuramente senza quel tecnico forse la partita si giocava ancora sino al 40esimo. Antonello, voi siete una squadra che punta a vincere questo campionato, considerate Brescia una diretta concorrente per quello che ha fatto l'anno scorso e per come quest'anno? Quando una squadra, una società, una città gioca una finale, acquisisce di diritto uno status che è quello di giocarsi poi l'anno successivo le carte per poter arrivare fino in fondo. Quindi Brescia lo dimostra oggi, prima in classifica, lo dimostra la società che ha allestito un organico con tre giocatori che vengono dalla massima serie, quindi ha tutti i crismi per poter essere una delle pretendenti al salto di categoria.